tempo di imparare. Vede? Sì, 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 sì. È proprio allora, facci vedere, allora, dove tu esperimenti? Allora, è una, soltanto una dimostrazione di concetto. Come funziona una pompa tradizionale? Beh, ammettiamo che questa qui sia l'albero del pompe, pop. Io carico questa pompa idrovora, così. Immaginiamo che questo qui sia il canale. Io immetto l'acqua nel canale e il canale mi va a finire in fondo, cioè nei campi. Okay. Allora, il problema qual è? Che le pompe di solito funzionano soltanto in un verso. Cioè, io ho aspirato l'acqua da qui, ma non posso aspirare l'acqua qui. Se provo a aspirare l'acqua da qui, guardate che succede. Niente, non è entrata quindi l'acqua. Allora, il vantaggio fare? È stato che invece loro avevano delle pompe reversibili. Pompa, e quindi che cosa hanno potuto fare? Guardate questa pompa invece che è quella che si usa per giocare. Una bella pompa. E si può andare. E quindi, guarda come schizza pure. L'acqua nei campi. Ecco, la nostra canale. Un po' di Lego intorno potevi metterci, ecco, no? Un po' di personaggini. Sembra semplice, ma è molto complicato e molto delicato perché il canale. Però noi abbiamo scienziati. Naturalmente è tutto di colmo, come quindi te. Troppa grazia a Sant'Antonio. Se ci metti dell'altra acqua, corri il rischio che straripi e quindi ti vada ad allagare altri. Troppa grazia, la seconda volta che uso questo. Campi che erano quindi grande capacità. Con grande capacità. Vabbè. Stendiamo un velo peloso. Ma mi era sfuggita questa performance da Oscar, ragazzi, come mai? Lo vedo solo ora. Salve, mi chiamo Giorgia e in realtà la domanda che le voglio fare è più personale, perché non ho la preparazione degli altri ragazzi, quindi non mi permetterei mai di portare dati che non conosco o fare domande che non posso porre, ecco. Io le confesso, Ministro, che ho molta paura per il mio futuro. Brava, ottimo, vai vai, un po' di lacrime però non basterebbero. Io personalmente soffro di ecoansia. Pulisci le lacrime invisibili, per favore. Alle volte no. Penso che io non ho un futuro. Sì. Pulisci. Perché la mia terra brucia. È pieno di lacrime. In questi giorni in Sicilia sta bruciando tutto. Brucia tutto. Pulisci anche la propria, giusto? È pieno di lacrime. Io sì. Non so se voglio avere figli. Sinceramente, Ministro, io non lo so. E quindi la mia domanda è... Io direi meno male. Una domanda... Dato che voi parlate di 2030... Questo sta fingendo, ragazzi, è un'attrice. 2050, obiettivi che comunque sinceramente sento lontani. Lei non ha paura? Pulisci un po' le lacrime, per favore. Male, sei piena. Piena di lacrime, pulisci. Brava. Allora, aspetta ragazzi, tu pensavi che era finito qua, no? Ma io, può darsi che voi l'avete già visto sta monnezza, ma io l'ho visto solo adesso. Cioè adesso qui gli attori sono due, ragazzi, questo si supera. Davvero. Questo si supera, guarda, applauso. Applauso a cosa? Io ho la forza del dubbio. Che lo dico se... Vai rettile. Sinceramente. Commuoviti anche tu sinceramente. Tu parli sempre sinceramente, aspetta che applaudo anch'io. Ma abbiamo un dovere. Io ho il dovere della carica che ricopro, ho il dovere verso di voi, ho il dovere verso i miei nipoti. Bravo! Mi sono commosso anch'io, pulisci anche tu le lacrime invisibili, rettile. Pulisci anche l'altro occhio, per favore, sei pieno di lacrime. Sì, sono commosso, dice. Scusa, sono un rettile, ma mi commuovo anch'io. Ma continuiamo ad imparare. Un reticolo di migliaia di chilometri di passaggi sotterranei che dal cuore di Gaza portano o in Egitto o dentro il territorio israeliano. Questo spiegherebbe sia l'approvvigionamento militare che in questi giorni ha dimostrato una potenza di fuoco da parte palestinese molto importante, e quindi ci riferiamo a collegamenti con l'Egitto, sia alla invece penetrazione di miliziani verso il territorio israeliano. E non è da escludere, David, che siano proprio, li potremmo chiamare così, trasfrontalieri palestinesi che lavorano quotidianamente in territorio israeliano che abbiano offerto la conoscenza precisa, palmo a palmo, dei territori che poi i miliziani sono andati a colpire. Per farti capire la... ecco come fa il nemico a caso, come una talpa che entra nel buco là e poi spuntra nell'altro buchino a caso. In piedi. E in questi reticoli quindi sono passati munizioni, sono passati uomini e ragionevolmente... È una tecnologia avanzata questo a caso, qui si tratta di teletrasporto a caso, come potevano?
sono ricoverati. Come potevano beccarli caso? Gli ostaggi di cui si attende di capire non solo il numero ma anche la sorte. Gli ostaggi immaginari, sì, certo. Eccolo qua, il primo buchino. Guarda, abbiamo fatto anche la mappa della metropolitana sotto casa. Io parli per il culo, sì. Comune, Gaza Tube, Gaza Underground, ma ovviamente stiamo parlando di Pertugi. Cerca di non ridere, David. Dopodiché l'altra grande questione, David, è come è stato possibile che il sistema di difesa... Come è stato possibile? Cerca di non ridere. Fa ridere, ovviamente. Israeliano non sia stato in grado di intercettare. Strano, è molto strano. Attacchi, perché Iron Dome e la grande cupola di ferro, il sistema antimissilistico che in genere riesce... Che devono intercettare i loro stessi missili che si lanciano da una parte all'altra, che rettili fa tutto sto teatro, ovviamente. Riesce a intercettare il 90% degli attacchi, nulla ha potuto. Nulla ha potuto, certo, sono lanciati da solo, sono loro stessi. Ecco qua che arrivano loro, ragazzi! Il terrorista a caso! Guarda come li ti va a volare sopra il bordo con facilità! Guarda come corrono, guarda a caso! Guarda! Temibilissimi terroristi volanti, caso mascherati, ovviamente! Che hanno seminato il terrore a caso! Non ridere, David! Rettil! Grazie mille! Questo in chiaro. Ma torniamo dal nostro divulgatore di fiducia, che ci dice che la scienza può essere molto affidabile perché è l'ONU che sceglie gli scienziati e che approva il tutto. Gli scienziati che si occupano di questa materia, no, perché sono selezionati dall'ONU, dall'Organizzazione delle Nazioni Unite. Oh, allora da rettile, allora bisogna fidarsi, ragazzi. Attenzione che qui invece c'è una guerra tra esperti, ragazzi. Io sono l'esperto unico, autorizzato, con le credenziali, l'unico libro docente in meteorologia vivente. Ho la cattedra di fisica della atmosfera. Faccia dire una cosa a me, professore, per capire a casa, mi perdoni, professore. Per mi dici una ma cosa, ma il cambiamento parlo climatico. Solo con le mie credenziali, chi non ce le ha può star zitto. Ovviamente fanno un po' finta di portare uno che non creda ai cambiamenti climatici, no? C'è un divulgatore, faccia il divulgatore. No. Il cognome suo è Prodi. Sono professore alla sua stessa stregua, non cominciamo. No, anch'io. Devo stare zitto perché faccio il divulgatore, io sono un fisico. Io sono un fisico. Ma coglione, caso, come osi? Mettere in dubbio la mia bravura di esperto, caso! Tutte quante, non mettiamo sul personale. La cosa che vorrei capire, professor Prodi, mi scusi, professore. Ho diretto un progetto europeo sulle alluvioni. Non voglio parlare con chi non ha la mia competenza, va bene? Professore, per favore, non ti permettere di offendere il nostro divulgatore a caso, che poi me lo fai incassare. Mi faccio una domanda per far capire nessuno, a casa, per far capire nessuno, a casa. Mi dica una cosa, ma il cambiamento climatico secondo lei c'è o non c'è? Ovviamente, opposizione controllata, ragazzi. E se c'è? Il cambiamento climatico è connaturato. Non può non esserci, perché dipende dal Sole, dipende dall'astronomia, dall'effetto gravitazionale degli altri pianeti, dipende dalle componenti dell'atmosfera, che possono essere naturali e antropiche. Nessuno è in grado, il sistema clima è complessissimo, affermare che il 98% è causa antropica non ha base scientifica. Io non nego il cambiamento climatico, non lo nego affatto perché sono un fisico delle nubi, le ho fatto l'esempio. Le nostre nubi sono diverse dalle nubi dei tempi di Galileo, delle nubi medievali, perché ci sono anche le particelle di origine antropica che fanno... Di origine antropica, capite ragazzi che posizione controllata? In TV non può finirci la verità, ragazzi. Questi prendono solo per il culo, ovviamente. Ma ragazzi, è l'ONU caso, come fate a non credere all'ONU? I più grandi esperti di clima in ogni ambito che è correlato con la climatologia. Ci sono biologi, ci sono fisici, ci sono chimici, cioè è il meglio, il fior fiore che sia stato selezionato dal rettile, non da un club o da un'associazione di parte, ma dall'Organizzazione delle Nazioni Unite. Cioè, via gasi! Adesso contestiamo, allora è una contestazione di concetto che le Nazioni Unite non sono un soggetto autorevole e quindi li possiamo screditare. Come osi? Non sono un soggetto autorevole in questa. Va bene, allora così anche il teorema di Pitagora però possiamo negare. Anche la pandemia possiamo negare. No, non è esattamente la stessa situazione. L'amico nostro qua di contro di... come cazzo si dice?
quello là di opposizione controllata dice che no, la pandemia, il V c'è, ah sì sì. Non è esattamente la stessa situazione. Professore, mi scusi, ma se ci rendiamo conto che questo è un problema che non attiene l'Emilia Romagna, che non attiene l'Italia o l'Europa, ma è un problema globale, complessivo, e quindi c'è una congiura planetaria ordita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per mettere delle false informazioni fuorvianti. Ma questo stiamo sostenendo? Ma come cazzo? No, ma è impossibile, i complotti non esistono, caso, mai!